Sarà presto disponibile anche nel nostro paese una nuova arma terapeutica contro la forma avanzata di melanoma. Il farmaco Vemurafenib è la prima terapia personalizzata ed è prodotta in Italia per tutto il mondo nello stabilimento Roche di Segrate, vicino Milano. Il melanoma è una neoplasia che è in rapido incremento di incidenza e soprattutto l'elemento cruciale è dato dal fatto che la fascia giovanile è la più colpita. Se consideriamo dalla nascita fino ai 39 anni, il melanoma rappresenta la seconda più comune neoplasia. Questi due elementi fanno sì che quando ci troviamo di fronte a questa patologia è fondamentale la diagnosi precoce perché quando trattata in fase iniziale è possibile ottenere la guarigione. Quando però il melanoma si diffonde a distanza e quindi ci troviamo di fronte a una malattia metastatica, la prognosi fino all'introduzione di questi nuovi farmaci risultava particolarmente severa. Con una mortalità, praticamente consideriamo che la sopravvivenza mediana è di circa anche inferiore ai 9 mesi quando la malattia viene diagnosticata in fase metastatica. Attualmente l'introduzione di nuovi farmaci come il Vemurafenib o Zelboraf che consentono di fatto di effettuare una terapia personalizzata e quindi identificate le caratteristiche molecolari del paziente è possibile andare a colpire in maniera selettiva la malattia specifica di uno specifico paziente. In particolare con lo Zelboraf, il Vemurafenib, si va a colpire una proteina che è cruciale nella regolazione della crescita cellulare. Quindi bloccare quella proteina vuol dire bloccare significativamente la crescita spropositata delle cellule tumorali una volta che queste si trasformano. Questa terapia consente di ottenere delle risposte eclatanti. Quindi è in grado di indurre rapidamente riduzioni anche di grossi volumi tumorali e questo è possibile osservarlo fino all'80% dei pazienti, quindi è stato conseguito un risultato mai visto prima con le terapie precedenti del melanoma. Non solo, ma è possibile effettuare questa terapia per via orale. Questo è un altro potenziale grande vantaggio rispetto a tutte le terapie, la gran parte delle terapie precedenti che erano effettuate per via endovenosa. Quando parliamo di melanoma maligno, oggi sappiamo che non esiste un unico tipo di melanoma maligno, ma esistono diverse forme. In particolare esiste il melanoma che è mutato in un gene, il gene BRAF, e questa mutazione fa sì che questo tipo di melanoma oggi può essere trattato con un farmaco, che è Zelboraf, efficace in tutti quei pazienti che hanno un melanoma con questa mutazione. Per darvi un'idea di come il farmaco funziona, dell'impatto che ha in questi pazienti, fino a qualche anno fa la mediana di sopravvivenza di questi pazienti era poco più di 6 mesi, 6,2 mesi per l'esattezza. Oggi con questo farmaco abbiamo raddoppiato. I dati dello studio importante ci dicono che la mediana di sopravvivenza è arrivata a 13,6 mesi e un altro dato importante è che analizzando i dati di lungo sopravvivente, c'è circa un 30% di pazienti che fa uso di questo farmaco che ha una sopravvivenza a 3 e anche a 4 anni. Quindi è un farmaco che ha un notevole impatto in questa categoria di pazienti. Oggi possiamo dire che per il melanoma è iniziata una nuova era, che è poi l'era della personalizzazione della malattia. Beh, con grande orgoglio devo dire che 3 anni fa abbiamo chiesto a Casa Madre di poter portare la produzione di un farmaco rivoluzionario a Milano, a Segrate, dove il farmaco viene prodotto e distribuito in tutto il mondo. È la prima volta che in 115 anni di storia Roche in Italia, e quindi io credo che Roche possa essere considerata alla fine un'azienda italiana, si produce un farmaco davvero rivoluzionario per la cura di una patologia davvero difficile come quella del melanoma metastatico, e la cura e la compressa di fatto viene prodotta in Italia e distribuita in tutto il mondo. E quindi è con grande orgoglio che possiamo dire che l'Italia in questo momento è presente in qualsiasi parte del mondo. Beh, devo dire che ricollegandomi al concetto dell'orgoglio di poter portare questi grandi investimenti qua in Italia,
provo anche un grande senso di frustrazione. La frustrazione nasce dal fatto che ci attendavamo che questo investimento consistente in Italia in termini di personale e di milioni investiti sul territorio in qualche modo fosse anche riconosciuto perlomeno in termini temporali di messa a disposizione del farmaco per i pazienti. In realtà ormai sono passati 2 anni dal momento in cui in America il farmaco è stato messo a disposizione dei pazienti, 15 mesi dal momento in cui il primo paziente europeo è stato messo in terapia col nostro farmaco, e in Italia, mettiamoci almeno una parola di speranza, ci auguriamo che a metà giugno avremo il farmaco a disposizione. Certamente troppo tempo, tanto tempo per dei pazienti che davvero non hanno soluzioni alternative in questo momento, per cui per una patologia come il melanoma sarebbe stato fondamentale poter disporre di questi farmaci almeno all'inizio.